Buonasera, grazie per essere qui, benvenuti alla Reference, aggiorniamo l'immaginario, un percorso ideato da Assai con il sostegno di Apulia Film Commission e con tantissimi altri. Partner e collaboratori, questa sera sono molto felice di avere qui Carlo Michele Schirinzi, non <ride> è stato molto facile averlo, e quindi mi fa piacere che sia qui insieme a noi e con Gianluca Marinelli. Che ha fatto una selezione specifica per reference dal vasto repertorio di Carlo. E quindi adesso passo la parola subito a Gianluca così insomma ci introduce un pochettino l'autore e anche la selezione che ha fatto. Grazie. Buonasera a tutti, eh, sono davvero molto contento di poter dialogare questa sera con Carlo eh, nell'ambito di questa rassegna organizzata dall'Associazione Assai e nata da una felice intuizione di Lara Castrignanò. Eh, nell'ambito di reference aggiorniamo l'immaginario, Carlo Michele si rappresenta sicuramente la figura più radicale in quanto è autore di una potente sperimentazione audiovisiva. Ehm, oramai riconosciuta a livello internazionale e giustamente celebrata in alcuni tra i più significativi festival cinematografici, di alcuni, di alcuni dei quali avremo anche modo di parlare in seguito. Ecco, eh, ciò che eh, attrae eh, della eh, produzione audiovisiva eh, di Schirinzi è anzitutto lo sprofondamento nel linguaggio, la volontà di di creare proprio un dialogo diretto con lo spettatore senza alcun intralcio drammaturgico. E come è stato riconosciuto dalla critica, nell'opera di Schirinzi c'è un processo di consapevole creazione artistica. Infatti le, le immagini video dei suoi lavori appaiono come il risultato finale di una materia costantemente riplasmata, ritoccata, deformata, ecco, disturbata anche da una serie di filtri. Ecco, io trovo questo suo approccio molto fisico, davvero affascinante, insieme proprio alla porosità dei suoi video, per il loro essere densi di riferimenti non soltanto cinematografici, ma anche letterari, eh, storico-artistici, filosofici. Ehm, allora viene da chiedersi... Questa è una di quelle domande retoriche. Dove siamo? Siamo nel campo della videoarte? Siamo nel campo del cinema? Direi che si tratta di eh, osservazioni davvero obsolete nello scenario. Se consideriamo quello che è lo scenario internazionale della sperimentazione audiovisiva, e, e direi che abbiano anche una scarsa importanza, insomma, non credo che ti appartengano più di tanto. Direi che proprio questo suo essere al confine, al margine tra scenari, suggestioni, derive, curiosità molto diverse è proprio questo che rende proprio altamente originale e molto personale proprio la tua, la tua visione delle cose ehm, ora eh, prima di passare insomma a Carlo il microfono, non so se vuole eh, introdurre eh, già da ora proprio i primi due video che vedremo questa sera vedremo una selezione di sette lavori ehm, che eh, secondo me aiutano proprio ad entrare in alcuni tra gli aspetti più brucianti proprio della sua poetica. E, um, li vedremo insomma a scaglioni, faremo poi delle piccole pause di riflessione, insomma delle chiacchierate a cui sarebbe molto bello vedervi partecipi. Ecco, parlo, eh, ti passo il microfono. Gianluca Marinelli, signore, un applauso a Gianluca e <ride> alla splendida presentazione. Eh, Gianluca ha selezionato... Um, uno, uno, uno stralcio ha fatto uno stralcio un po' di questo de, 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 del mio lavoro eh, però la cosa che mi piace insomma ricordare è il titolo perché quando mi ha detto come diamo un titolo alla serata così qualcosa che non sia istituzionale anzi se ci buttiamo sulla pornografia iniziamo già molto bene quindi Gianluca mi ha indicato una serie di titoli uh, molto interessanti che mh, stare a dire stare a ripetere adesso mi sembra un po' troppo forse un po' troppo diciamo questo è quello, quello più uh, angelico che abbiamo scelto, però sicuramente quello che forse più anche si avvicina al, um, a, a quello che tento di fare, cioè questa voglia di trachea e non di tramonti, quindi questa voglia di entrare all'interno del, del corpo di un corpo e goderci magari, no? e non stare distanti ad osservare magari qualcosa che accade, anche se bello, un tramonto, no? però mh, a distanza, quindi provare in qualche modo a buttarsi, a farsi del male anche eh, e a sguazzarci dentro, dentro la, che sia la materia, una materia video, ma che sia anche magari una materia pittorica o poetica. Um, iniziamo subito con, uh, con due lavori che sono eh, Palpebra su Pietra e Allerta se non sbaglio. 2006. 2004, sì. Palpebra su Pietra del 2006 e eh, Alerta del 2004. Due parole mo molto brevi di, di, di presentazione per chi non li avesse ancora visti. La a Pietra è un lavoro su commissione ehm, commissionato dalla Fiera del Libro di Torino. Nel 2006 fecero questo evento che si chiamava Gran Retour in eh, varie città, tra cui Lecce. E, mh, quindi giravano le varie città e in ogni città facevano delle cose, una serata. E avevano chiesto a degli autori locali di realizzare dei video per raccontare la città, dando tre temi. Eh, I temi eh, erano eh, anima, uomini e pietre. Mi contattarono e ho scelto di fare pietre, non perché dell'anima e degli uomini non me ne freghi, anzi, però pietre mi sembrava quella più, più, più giusta in quel momento. E, e ho realizzato questa piccola cosa, era richiesto una diciamo, de determinata durata, 5 minuti. Eh, L'idea è quella di una statua del centro storico, perché avevano chiesto esplicitamente un lavoro ehm, promozionale turistico sulla città. E quindi come provare a raccontare il barocco in maniera non barocca, anzi non in maniera completamente barocca e, e, e interna, non, non distaccata. L'idea fu, fu la seguente: c'è cioè una statua che si sveglia, apre gli occhi dopo eh, 400 anni e inizia ad osservarsi intorno. Da qui palpebra su pietra. Vedrete voi stessi quello che, eh, quello che avviene. Magari poi dopo, se c'è qualcuno, possiamo dire due parole dopo. L'altro invece è, è Allerta del 2004, invece un lavoro nato per una mostra che si fece a Bari che si chiamava la prima edizione di GAP, ad alcuni di noi avevano affidato dei luoghi, cioè dovevamo scegliere dei luoghi, io ho scelsi il museo storico a Palazzo Rinaldi e realizzai questo finto documentario, abbastanza grottesco, dopo una serie di studi su tutto il cinema, sui cinegiornali e sul cinema di propaganda. Vabbè, guardiamolo, e poi magari se qualcuno è interessato possiamo parlarne dopo. Grazie. Grazie. Va bene, allora eh, mi piaceva moltissimo l'idea di partire da palpebra su pietra, perché mi sembra di, di leggervi in questo tuo video una sorta di dichiarazione di intenti. Eh, proprio sulla necessità di sperimentare, di, di andare proprio oltre gli stereotipi del linguaggio e della rappresentazione di un territorio è come se tu ribadissi la necessità di uno sguardo vergine sulle cose, uno sguardo primordiale ma al tempo stesso impietoso, insomma capace proprio di, eh, di, di scavi, di affondi, eh, insomma è il diritto di uno sguardo autonomo, uno sguardo autonomo che diventa una, dopo tutto una, un atto critico. La tua palpebra sceglie cosa vedere ma soprattutto quando chiudere gli occhi. Eh, sì, sceglie ah, quando aprire gli occhi. Infatti l'idea iniziale era, era molto più buia, cioè era molto più chiusa la palpebra, e di conseguenza, essendo molto più chiusa, nei momenti in cui si apre, essendo una palpebra chiusa da 400 anni, vede troppo nel mio video. In realtà doveva essere tutto solarizzato perché dopo 400 anni, se qualcuno riuscisse a vivere per un tempo così lungo, non vedrebbe nulla, no? È un po' come la nascita, il bambino che esce dal. Dal, dal, dal ventre materno, aprendo gli occhi, bru brucia la sua, la, la, sua prima, la sua prima immagine. Un'immagine forse bruciata? No? La prima cosa che vede forse fuori dal corpo materno è, è appunto un, un bianco: non lo so, insomma, sarà qualcosa. Mi piace pensare che sia un'immagine bruciata. Un'immagine che è distrutta in partenza. Ehm, qui sì, una dichiarazione di intenti, ma in realtà <coughs> eh, ogni volta che. Mi diciamo, lavoro su, su qualcosa, cerco di eh, capire come questo qualcosa eh, non deve essere raccontato. Il termine racconto è un termine che mh, a me non, non tanto eh, pi piace, ma come questo qualcosa deve raccontarsi. E, e, e qui eh, l'urgenza era proprio quella di capire cosa è il barocco, eh, è non il barocco, cos'è. La pietra leccese è scolpita forse neanche un discorso sul barocco, ma perché la pietra della, della città di Lecce ha queste caratteristiche che sono differenti no, dal, dal, da altri barocchi? Ehm, allora lì non lo dico io, ma lo dicono gli storici dell'arte: la cosa che più mi colpisce è che non ci siano stati degli artisti, no? ma degli scalpellini, quindi degli artigiani, degli dei lavoratori, dei lavoratori che hanno combinato quello che, che abbiamo sotto gli occhi, forse neanche per una questione estetica, ma semplicemente perché la pietra era morbida e di conseguenza lo scalpello eh, poteva penetrare, forzare, violentare ancora di più questa materia dura. E la cosa più bella, eh, diciamo, è proprio... Non ciò che viene fuori, ma le, i buchi della, della scultura e le ombre, le parti in ombra, eh, questo lavoro, eh, questa imbastitura quasi da, 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 da uncinetto, no? eh, determinata proprio dalla, dalla morbidezza della materia prima. E allora a, a, approcciarsi con un discorso ancora una volta sul racconto eh, della, della città, del centro storico diventava una sfida una sfida che ho provato in qualche modo a trattare in questo modo, cioè cercare di far vedere quanto meno possibile lecce, ma di far vedere invece l'interno e più la palpebra chiusa no? da questo lavoro siamo nel 2006, è il periodo in cui qualche anno prima precisamente nel 2003 c'è una cesura nei, nei lavori infatti Allerta è successivo cioè, scusate, Allerta è precedente c'è una cesura, cioè nel 2003 io a Torino conobbi Alexander Sukurov, conobbi il cinema, lui e il, il suo cinema. E come in molti percorsi di, degli, art degli artisti, degli autori, de di chi fa diciamo, certe cose, a un certo punto succede, succede qualcosa: eh, non un'illuminazione, non, non parliamo di illuminazione, eh, però si conosce qualcosa che ti emoziona molto forte. Eh, e quindi la scoperta del cinema. Non tanto del cinema, dei lavori cinematografici, ma di quelli televisivi, per la televisione russa, parlo di Diari di Guerra, quindi le ore e ore di, dei soldati filmati, in qualche modo mi fecero capire delle cose, cioè della, della voglia, cioè della poter raccontare intanto senza parole, che non ho mai utilizzato le parole sin dall'inizio, però eh, all'inizio utilizzavo molta musica. All'Erte, infatti, uno dei primi film, spalmavo. Uh, del, delle musiche, delle musiche che io amavo ci sono molte musiche che ritornano e sono prese dai film di Carmelo Bene in allerta, che è uno dei personaggi che, um, a cui io mi sento molto legato eh, ma le musiche dei film di Carmelo Bene saranno anche nel nido, sono anche in altri, in altre, in altri miei lavori eh, però quello che Sokurov mi diede fu, fu questo, cioè forse lasciar perdere la musica provare ad ascoltare invece la musica del della realtà, attenzione che non vuol dire filmare il reale, non vuol dire eh, documentario non vuol dire documentare eh, in maniera banale come molto spesso sta avvenendo oggi no? nel cinema ma anche nell'arte purtroppo, no? eh, non so se è più purtroppo nel cinema o nell'arte, molti lavori video o cinematografici sono dei do, delle squallide documentazioni, proprio stanotte hanno mandato su r 3 invece uno dei capolavori a mio avviso assoluti. Del nuovo cinema documentario che è eh, film di Herzog eh, The, The Blue Wild Yonder, se non sbaglio, il titolo. Sì. E, e quindi appunto questo: cioè un approccio differente e provare anche ad ascoltare quello che è il suono invece contenuto all'interno della, della, della materia che si sta filmando. Eh, in questo caso, allerta siamo ancora. Eh, scusate, in, in palpebra su pietra c'è ancora un discorso musicale che però nei lavori. Eh, nell'ultimo, in eco colpito, non c'è più, c'è un'esplosione, un una frantumazione del suono e un, uh, un, un godere in qualche modo di ciò che, che l'orecchio uh, ascolta e lavorare su, sul suono appunto, uh, reale. Non so se qualcuno... Sì, no, effettivamente questa dimensione musicale ha, in questi due lavori che abbiamo visto, ad avere un'importanza eh, considerevole come un po' quasi tutta l'autoproduzione, si può dire. Eh, in allerta ehm, emerge invece un altro aspetto che mi sembra poi caratteristico del tuo lavoro, ossia questo recupero, questo furto a volte eh, di materiali d'archivio che tu ecco, un plagio che tu utilizzi in maniera sempre, eh, beh, insomma, mai in maniera banale si può dire, ecco, se puoi dirci qualcosa a proposito. Allerta appunto del 2004 adesso cioè, cioè è, un, è un metodo di lavorare il font footage eh? cioè, eh, insomma abbastanza vecchio e noto no? ma nel cinema, in realtà il cinema è copiato da altri cioè già nell'arte si copiava no? già Picasso diceva no? che bisognava forse il genio copia adesso non ricordo bene quello che diceva um, però in questo caso in il mio diciamo, il provare a recuperare questo materiale per quanto riguarda il mio lavoro um, che e diventa estetico in un secondo momento parte invece da un motivo principale: e in allerta questo si sente: uh, cioè di essere un impotente, cioè di trovarsi in un'epoca, in un luogo, di trovarsi al di fuori della storia. Il personaggio di allerta non è un militare, è un povero rincoglionito che sta nella sua camera, che sono io, che forse avrebbe voluto partecipare alla guerra, ma non perché era un fascista. Voleva partecipare ad un evento storico, voleva aver fatto parte di un qualcosa di forte, invece si ritrova in un, nuovo, in un momento in cui non, nulla succede, o quel che succede eh, ci è distante, no? ehm, anzi succede tanto, insomma, le morti quotidiane eh, nel mare, i cadaveri conservati dagli, negli abissi, eh, però ci è distante, no? siamo lì, non, non c'è da parte nostra, c'è solo forse la rabbia all'inizio e poi dopo un'impotenza. Tutto ci scorre nelle orecchie così come negli occhi. E Allerta era questo: Allerta era, è un personaggio che non ha vissuto, partiva da quel discorso sulla mostra. Quindi, mancava un cinegiornale all'interno del museo e non potevo io fare un documentario su cinegiornale, non, non mi interessava, invece, volevo fare qualcosa che, che esprimesse questa mancanza, questo, questo non aver partecipato a, in questo caso a, 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 a quell'evento. E di conseguenza i materiali utilizzati sono sempre filmati in maniera molto rudimentale, sono delle VHS mandate in tv e filmate fuori dallo schermo, eccetera, un po' come eh, facevano anche alcune cose di Gianni Cianelli e Cirucchi con i materiali video. E, o anche, tornando all'arte, pensare anche no, alle foto di Mario Schifano su, sugli schermi eh, televisivi. Eh, proprio per questo, perché non bisognava avere una struttura, un'industria cinematografica sarebbe stato tutto molto finto invece l'urgenza che c'era in, in questo video era quello di raccontare raccogliere questo materiale in maniera molto amatoriale all'interno di una camera quindi filmando in maniera molto uh, grezza anche dallo schermo quindi i pixel sono molto evidenti a un certo punto anche si, si notano delle imperfezioni eccetera eccetera e, e quindi il materiale d'archivio in questo caso così come in un altro lavoro che non è presente questa sera si chiama Sonderbedlung eh, è un materiale appunto del passato che ritorna, eh, risuscita, ma diciamo con, questa, eh, con questo spirito. Eh, non con lo spirito di impossessarsi di qualcosa che manca, che, che è stato, ma nel mostrare la propria, la propria impotenza, la propria, il proprio essere fuori luogo, fuori tempo. Sì, ecco, citavi l'industria cinematografica. Eh, io pensavo a, proprio al carattere dell'autoproduzione, questa forte intimità che ti porta davvero a ricoprire tutti i ruoli, insomma, volendo, dell'industria cinematografica. Sei autore, produttore di te stesso, ma anche attore, come abbiamo visto ad esempio in Allerta E, e, e pensavo anche al fatto che c'è spesso un termine che è associato all'autoproduzione ed è quello di autarchico, sicuramente un termine più appropriato di cineasta indipendente. Sì, vabbè, il logo che avete visto che è sta Minni, appunto sono io vestito da Minni, è una vecchia foto fatta durante gli anni dell'Accademia, che però insomma sono così legato che alla fine è diventato il logo di questa fantomatica Untertosten film produzione ad Archiken, ma in realtà Untertosten questo nomignolo che mi diedero degli amici in Accademia, che è appunto un, una piccola curiosità, è un, è un tedesco maccheronico, deriva da, da, da una bellissima gag di Franco Franch e Cincio Ingressia in tv quando a un certo punto Franco Franchi va i tedesco, così, quindi, ecco, insomma questa cosa mi colpì, insomma vabbè, eravamo abbastanza, di, ci divertivamo molto in accademia. E, sì, ricopro tutti i ruoli in quanto questo bisogna fare, c'è cioè questa urgenza, non, non, non attendo le mani dall'alto perché se, se, se c'è un'urgenza di dire una cosa e, e riesco diciamo in qualche modo a dirla con i mezzi che ho, eh, Cerco di farlo, non attendo, eh, non mi siedo ad aspettare che mi diano 10.000 euro prima solo per pensare, 10.000 euro poi per scrivere, poi 200.000 euro per girare. A mie spese e a mio danno eh, non riesco ad avere questi tempi di attesa e, e anche di guadagno. Eh, e quindi l'urgenza, l'urgenza di... Eh, di fare e, e ha portato poi ad, anche ad, ad affinare ehm, certi discorsi. I primi video, eh, allerta, ad esempio, sono montati in macchina. Quindi dal, dal 99 sino al 2003, prima che comprassi un, un, un computer, montavo in macchina, ossia con la mini DV eh, giravo, Antonio Rezza lo fa ancora. Eh, bloccavo la scena, tornavo indietro, guardavo lo schermetto, se andava bene, ok, trovavo il punto preciso del time code e univo la scena successiva, quindi tutto il film lo realizzavo nel momento in cui filmavo. L'unica cosa che facevo successivamente era premere Rec e mettere una musica, un vinile e registrare, non più i rumori magari della stanza che si sentivano che non il resto. Poi nel momento in cui invece c'è stato il, il computer, le cose sono. Sono cambiate, quindi diciamo poi un, 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 un affinarsi anche nel, nel discorso del montaggio, della color correction e del suono in modo particolare, quindi del discorso sonoro legato proprio alla cattura, alla registrazione del suono reale, più che a quello della, della musica spalmata su, ecco per intenderci. Ecco, non so se ci sono curiosità, domande già su questi due primi video. Altrimenti noi passeremo subito alla proiezione dei successivi. Adesso abbiamo eh, Detail, Oligarchi con Mosaico da Camera e Zittofono. Sonate in blu per Nag e Nell, duetto in sincrono per Monitor Bizantino. Rispettivamente sono dei film del 2001, 2007 e 2005. Allora, trovo che in questi video emerga un po' tutta la tua vena sperimentale che ti porta a mescolare generi e registri linguistici. Mi sposto più qui, perfetto. Eh, trovo anche che ci siano molti elementi in comune, molti temi che attraversano insomma, questi tre video che abbiamo visto: dal tema dell'impotenza, che è emerso anche prima con Allerta, queste e anche l'inettitudine dei tuoi personaggi che sembrano un po' essere esclusi dalla storia. Oltre insomma, la presenza della pornografia, che è un po' una costante di molti tuoi lavori ma direi anche una esatta, un esatto valore spaziale. Ecco, a proposito di questi tuoi video, poi leggendo anche le note di regia, tu spesso ti riferisci alla prospettiva rinascimentale. Ecco, eh, mi piacerebbe capire che nesso insomma, ci sia tra questi elementi. Sì, dunque, qui c'erano i sì, detail. No. Il primo detail è uno dei primi lavori, 2001. È uno dei, dei lavori che io, del periodo dello sputtanamento in cui mi piaceva proprio mostrarmi nudo e crudo in tutti i sensi. Um, fu un lavoro nato anche in maniera sì, da uno studio della prospettiva rinascimentale, in primis, del primo rinascimento, perché per me a un certo punto butterei tutta la sua dell'arte quindi eh, fino ai pionieri della, speriment della sperimentazione prospettica, va bene, quindi Piero della Francesca in primis, e quindi Beato Angelico anche, eh, e Paolo Uccello soprattutto, e l'Alberti. Poi dopo le cose sono iniziate a cambiare, ma magari questo discorso lo affrontiamo tra un po'. E, e quindi Detail nasce proprio da uno studio della <coughs> prospettiva e dell'annunciazione del, del Beato Angelico. Eh, anche questo è un lavoro da, da condominio eh, c'è sempre un, un uomo non sono diversi personaggi è lo stesso personaggio che mh, non, non so non, non interessa in qualche modo è becchettiano nel senso che si trova in una, in una, scusate, in una situazione uh, di attesa perenne e, e forse per ingannare il tempo uh, forse ci gioca, no? ci gioca ad assumere posture Dell'iconografia della storia dell'arte, o posture, o posizioni della, eh, sacre, o semplicemente gioca a mascherarsi o a spogliarsi. <coughs> um, Beato Angelico entra in quanto l'Annunciazione, di uno degli affreschi, una delle opere mh, diciamo, mh, più importanti a mio, per quanto mi riguarda, è proprio questa Annunciazione presente nel convento di San Marco, se non sbaglio, a Firenze. Che io considero altamente pornografica, ne parlavamo prima con, con Gianluca. Eh, pornografica in che senso? Non so se ce l'avete in mente, è praticamente questo affresco dove ci sta un, una prospettiva centrale, la Madonna molto piccola sul basso, inginocchiata di profilo, e l'Angelo la, molto piccolo sulla sinistra, e tutto il resto è muro, quindi un'ampia parete. Potrebbe essere benissimo una tela di rocco, o semplicemente un muro. Cosa c'è di più pornografico della vista di qualcosa che non ti porta ad altro? No? Baudiar diceva no? che un orecchio è uguale a un pene, è uguale a, a qualcos'altro, cioè il momento in cui un oggetto non porta ad altro siamo nella pornografia, che la pornografia è quando si cade all'interno di qualcosa, per lo bene poi parlava anche di primo piano. E quindi questo discorso della pornografia, dell della parete di fondo dell'annunciazione di Piato Angelico, a me, diciamo, colpì, continua a colpire. E, e in questo lavoro in qualche modo ho cercato di eh, provare a, a lavorarci su, a ricamarci su, non lo so. Eh, quindi questo personaggio che assume tre ruoli. Quindi ognuno poi eh, c'è ad esempio che ha visto... Eh, a, 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 questo lavoro è piaciuto molto a Ghezzi che lo scelse nel 2001 per anteprima anno zero. Tanto che lui disse che alla fine l'angelo eh, è un angelo che è un'annunciazione mancata. e Secondo Ghezzi io che mi lavo ero una la Madonna sotto la doccia, e mentre poi a un certo punto poi sono io, Angelo, che vado a, appunto, a fare l'annunciazione, però sbaglio giorno, quindi ancora una volta impotente, sbaglio tempo, sbaglio luogo e attendo, una madonna che mai arriverà, e faccio un solitario, insomma, che poi ha tutta una serie di simbologie. Ehm, da detail poi oligarchico, anche se il salto, perché diciamo 2001, poi 2007, è un altro lavoro condominiale, in cui ancora una volta... Il personaggio ruota, gira in un luogo e prova in qualche modo a, a costruirsi un, una storia, ma lui non, non ha storia, non, è fuori storia, si trova in un luogo in un momento a sua insaputa, non sappiamo no, se per sua fortuna o, o, o per sua colpa, in, in un luogo anonimo, no? in un luogo dove nulla succede e nulla succederà. Quindi ci gioca, ci gioca in qualche modo a fare delle cose, quindi ad osservare delle immagini erotiche o a crearsi un, un, un cinema, un drive-in. Ma soprattutto nella parte finale, l'ultima VHS di Crepe, che riprende un, appunto uno spettacolo di Beckett, che è l'ultimo nastro di Crepe, lui in qualche modo tenta di entrare, se non nella storia, in un rapporto sessuale. Quindi osservando inizialmente un, un rapporto sessuale di un, di un, di un, di un film porno, a un certo punto lui entra, entra e diventa il terzo, il terzo per il modo in cui linguisticamente è trattata l'immagine. E quindi è quasi questo riprende appunto questo lavoro di Beggett in cui Crep era questo personaggio. Non so quanti di voi lo conoscono. L'ultimo nastro di Crepe, che è appunto lo spettacolo in cui questo personaggio, per tutta la durata dello spettacolo, è da solo seduto in una stanza, mangia banane. E, e ascolta le registrazioni che ha fatto per, durante la sua vita, quindi è circondato da bobine di audio che lui ha registrato tutti i giorni della sua vita e, e per lo durante lo spettacolo lui ascolta questo diario, quindi non succede nulla non è neanche un rimembrare il passato è semplicemente un, 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 la morte è già avvenuta è un, non c'è una gioia di, del ricordo c'è semplicemente un, 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 un passare il tempo un passare il tempo in una maniera molto eh, cruda, molto Uh, vi vivida uh, l'ultimo invece che è precedente del 2005 invece è, è invece un, un vero e proprio esperimento Zittofono, sonata in blu per Negganelle che sono due altri personaggi di un'altra opera di Beckett che è finale di partita in quest'opera di Beckett uh, c'è Ham che è un, il protagonista sulla rotelle e accanto ci sono due bidoni della spazzatura con i genitori Neg Nell, che sono due monchi c'è la testa e, e il, il busto e quindi per tutto lo spettacolo loro di tanto in tanto fuori escono, diciamo, cacciano la testa dal, dai bidoni e parlano, dicono delle cose, ma non ha importanza in Beckett, cosa, ecco cosa diciamo, a me interessa di Beckett, a parte l'attesa, non ha importanza quello che si dice. Tutto il, tutto il teatro di Beckett, tutta la letteratura Beckettiana, eh, c'è testo, c'è tanto testo, ma un testo senza significato. È semplicemente un testo, aspettando Godot, sono delle cose che si dicono, ma tanto per passare il tempo, tanto per rientrare in un cerchio, per far trascorrere il tempo, ma non è importante quello che si dice. E Zittofono sono questi due personaggi che un po' eh, riprendono diciamo, un, un omaggio a, a, ai genitori appunto a Neg e Nell, ai genitori di M che, niente, sono un video Zittofono, a me piaceva questa ripresa fatta casualmente a casa di un amico e, e abbiamo montato questa cosa mettendoci quella musica di, di Gabriele Panico e, ed è venuto fuori questo, questo lavoro qui. blu. In realtà no, eh, si chiama eh, Zittofono, suonato in blu per Nagannelle, poi tra parentesi eh, monitor bizantino in quanto era previsto inizialmente per una, per una proiezione diciamo, con due monitor bizantini, ossia uno accanto all'altro, quindi senza prospettiva, senza spazio, come tutta l'arte bizantina, ma appunto mh, uno accanto all'altro. Ci sono domande? Io volevo chiederti a proposito ecco, eh, come si struttura proprio tecnicamente la tua collaborazione con alcuni musicisti sperimentali, ecco? eh, come appunto si realizza, se ci sono delle fasi intermedie di confronto oppure se è una post produzione, insomma semplicemente la musica. Eh, sono davvero curioso come in tutte le cose non c'è rapporto le cose che io faccio hanno rapporti con Cioè ehm, ci siamo scelti io con la, diciamo, ho iniziato a collaborare con Gabriele Panico in Arte Larsen quindi con Gabriele abbiamo iniziato con Alert, quindi 2004 e continuiamo, nel, nell'ultimo film, nel lungometraggio Resti di Bisanzio, le musiche sono di Gabriele eh, però a un certo punto nel 2006 ho conosciuto Stefano De Santis in Arte Urkuma con cui sto collaborando eh, le ultime cose le ho fatte con Stefano L'ultimo lavoro che ho colpito è fatto con le musiche di Urkuma um, Non ho scelto io il musicista, ma ci siamo ritrovati. È difficile che io riesca a collaborare. Trovo il, le cose che faccio uh, così intime da non, trovo. Uh, fast, provo fastidio nell'avere accanto una persona che non mi sia intima. Uh, lo stesso lungometraggio Resti Bisanzo che ha avuto una lunga, difficile, difficoltosa. e e quante più ne vogliamo mettere, ne mettiamo eh, gestazione. È difficoltosa proprio perché nel momento in cui inizialmente c'era la possibilità di avere una troupe, io non mi sono ritrovato. Quindi, diciamo in qualche modo, abbiamo cercato di fare tutto il film nello stesso modo in cui ho fatto le altre cose. Quindi, sette anni eh, per lavorare in maniera singola su tutto, su ogni aspetto. Però appunto ritornando ai musicisti, ma anche eh, diciamo, ad altre persone con cui collaboro, ad esempio nelle ultime cose con i montatori, ma in modo particolare i musicisti. Quindi Stefano e Gabriele, ci siamo incontrati. Quindi siamo, ci siamo ritrovati persone con gli stessi pensieri, con gli stessi amori musicali, in primis, eh, filosofici, letterari ed altro, politici. Eh, La stessa rabbia verso certe situazioni, verso certi discorsi e quindi ci siamo ritrovati sulla stessa linea per, eh, per di conseguenza solo con, con te stesso almeno io solo con me stesso riesco diciamo, ad avere una, una collaborazione molto aperta tanto che questo porta a cosa? Nel momento in cui si collabora per le musiche eh, ad esempio a Gabriele ricordo che inizialmente dicevo su palpebra su pietra, io ho semplicemente fatto una telefonata e ho detto dobbiamo fare un lavoro di 5 minuti sulle pietre eh, eh, cioè due o tre termini pornografia, pietre, eh, vagina eh, fammi qualcosa di 5 minuti e lui dopo diciamo, mi presentò questo, questa che era perfetta. E lo stesso è avvenuto con Stefano. Quindi delle parole chiave all'inizio, forse proprio perché diciamo, vi, viaggiamo sulla stessa linea, e, e, il, e il suono che è giunto era perfetto. Era perfetto per quello che io ho fatto, ma anche la mia cosa era giusta per quel tipo di suono. Tanto che con le musiche, diciamo, con i suoni, con le lavorazioni sonore di, Stefan, di Stefano e Gabriele, i video in qualche modo hanno trovato una loro parola in realtà già la parola c'era che è l'immagine, no? nel video già c'è la parola che è l'immagine però adesso ecco hanno trovato una voce almeno alcuni hanno trovato una voce Perfetto, io passerei alla visione adesso di Notturno Senopeico del 2009 ed ecco dal luogo colpito Va bene Allora, sono due video che come avete visto sono stati presentati in importanti rassegne cinematografiche peraltro con riconoscimenti. In entrambi i lavori tu parti eh, da episodi di cronaca che hanno a che fare con la tragica lotta per la sopravvivenza. Eh, però la cronaca diventa soltanto lo spunto iniziale per una riflessione più raffinata e complessa sulla memoria. Ecco, mi piacerebbe che tu ci parlassi della genesi di questi lavori. Eh, sì, allora, eh, Notturno Stenopeico in realtà nasce inizialmente fu una commissione che poi non è andata in porto. Eh, la commissione era raro video ed è stata da, fatta da Bruno Di Marino. Cioè bisognava creare un eh, realizzare una raccolta video di artisti, video artisti italiani, eh, una raccolta di film realizzati con sole immagini fisse. Eh, poi la cosa non in porto, ok. Però da, da, quel, <coughs> da quell'idea, da, da quello spunto, l'idea di realizzare questo lavoro, un lavoro che nacque in un momento in cui, eh, vabbè, in cui insomma, in realtà, come dicevo anche prima, <coughs> purtroppo è pane quotidiano, no? La morte nel mare, adesso c'è anche quest'altra barzelletta, avete sentito, del 3 ottobre, giornata del, no? Della, che giornata, che cazzo di giornata vogliamo fare? Il 3 ottobre. Una memoria ai morti in mare, come se solo il 3 ottobre bisognasse festeggiare questa, questa gente, eh, tutte cazzate per togliersi no? dalla, da, dalla coscienza ai morti. Siamo tutti colpevoli, no? io più degli altri, no? di, di, di queste morti. Comunque, vabbè. Eh, quindi, l'idea di fare notturno senopego, ossia di eh, fare intanto un film con immagini fisse. Eh, mi aveva colpito da molto, molto un'immagine degli affreschi di Gheratina, di Santa Caterina, ossia quella del, del diluvio universale. Mi aveva colpito per cosa? Per un motivo mh, molto forte, in quanto uh, di tutta l'iconografia che io ho visto sul diluvio universale nella storia dell'arte è una delle poche in cui uh, il protagonista, quindi l'arca Noè, è disposto in secondo piano. E in primo piano invece ci sono... Tre cadaveri, tre cadaveri galleggianti nell'acqua. Eh, perfettamente anche rappresentati, siamo nel 400, e quindi questi corpi eh, gonfi d'acqua, eh, con i capelli consumati per il fatto di essere stati troppo nell'acqua, no? a macerare. E la cosa mi ha sempre in qualche modo colpito, questo dramma eh, raccontato dall'arte ma mediante la, la religione, no? quindi questa commissione sacra, questo racconto. Eh, Forse anche, non so, magari Gianluca eh, potrebbe darci una risposta più, più, più giusta. Eh, forse anche non voluto tanto dai committenti questa cosa. Magari avranno detto eh, facci l'arca. In realtà non era così perché i committenti andavano molto dentro, che davano anche no? le quantità di colore e che tipo di colore utilizzare. Però a me piace pensare che questo artista, questo della scuola giottesca, abbia in qualche modo spostato il punto di vista. abbia spostato la videocamera o la macchina fotografica, abbia eh, portato in primo piano quello che invece è il secondo piano, anzi per nulla raccontato forse nella Bibbia, no? cioè la morte e non questo discorso di speranza, ma invece la morte del diluvio universale, perché nel diluvio universale sono tutti morti, è rimasta solo l'arca. Però nella Bibbia si parla solo del, del discorso di speranza di nuova vita e non della morte. Quindi questo pittore, secondo me, è stato uno dei primi punk, no? un rivoluzionario che all'epoca in qualche modo ha lasciato Noè in un'arca, in una cassa, sul fondo, e invece, in primo piano, ha dato questi tre corpi. Quindi la cosa mi ha sempre molto colpito. Eh, e allora è colpito anche il fatto che è già tutto scritto, è già tutto raccontato, siamo in un'epoca. Eh, siamo sempre dei fuoritempo, anche nei confronti della storia, dell'arte, sempre. L'idea, quindi, di realizzare un lavoro su, sulla morte, sul naufragio, partendo da questo cortocircuito: quindi un cortocircuito tra cronaca quotidiana e storia dell'arte, storia sacra. Però utilizzando un foro stenopego, quindi notturno stenopego. Che per chi non lo sapesse è appunto il forellino di un micron di millimetro che si trova sull'obiettivo fotografico, nel momento in cui si scatta, si apre e si chiude, e c'è questo piccolo forellino da cui entra la luce, si impressiona la pellicola eccetera, eccetera. Ehm, il foro stenopeico però per un, ben, per un motivo ben importante, non solo estetico, ossia per il fatto di eh, intanto ancora una volta chiudere gli occhi. Siamo, abbiamo troppe immagini, no? abbiamo troppa musica, abbiamo troppo teatro, abbiamo, eh, abbiamo tro, troppo. Secondo me, dobbiamo togliere musica, dobbiamo togliere il teatro, cioè dovremmo in qualche modo proprio eh, non starcene come degli eremiti, ma proprio annullare completamente certe cose. Eh, non, non so se per un discorso di purificazione, per ritornare, a un po' come faceva Cristo no? nel riscoprire i, le, le o o per altro, non lo so, non mi interessa. Però io sono stanco di vedere e di ascoltare eh, tanto e eh, sempre le stesse cose. Eh, allora, la voglia in qualche modo di fare un video buio, nero. Nero, eh, nero così come Nero è la notte che ammazza questi corpi, no? E, e utilizzando lo stenopeico provare a concentrarmi invece su cosa? Sulle singole identità. Una cosa che non viene mai a galla, è un termine eh, abbastanza azzeccato, nei, nelle cronache televisive, quando si parla di morti, eh, sono i visi, i primi piani. Eh, o almeno molt, molto poco si inquadrano i barconi si inquadrano, eh, i corpi si inquadrano, sono sempre lu piani lunghissimi, piani lunghissimi no? come se si, ci si trovasse al cinema in realtà eh, ritornando magari a Carmelo Bene no? eh, il primo piano invece in tv forse funziona di più però qui diventa anche un discorso politico no? non c'è mai un primo piano o se ce sono pochissimi di un immigrato c'è sempre la massa, c'è sempre la carne c'è sempre gli animali, i negri di merda che arrivano e ci conquistano e allora questa cosa ehm, in qualche modo eh, mi, mi schifava mi, e continua a schifarmi utilizzare il foro stenopeico per, invece, per chiudere gli occhi al momento in cui si apre, io guardo un viso non guardo un ammasso di carne eh, mi concentro su un'identità su, un eh, su diverse identità e eh, questo, nient'altro. Oltre al foro senopeico poi sono utilizzate ancora una volta dei, dei filtri, sono delle bottiglie che io utilizzo in questo caso davanti all'obiettivo, che nel momento in cui l'immagine invece esplode si hanno i corpi, si hanno le barche, sono già annegati, sono, si trovano annegati nel senso che sono visti come se fossero sott'acqua, c'è cioè, cioè un, un filtro acquatico. Eh, ma la bottiglia ancora una volta è utilizzata per un... forse il video più... Più, più ricco di simboli che ho fatto, perché eh, ero molto arrabbiato con me stesso nel momento in cui ho fatto questa cosa, perché ho sempre detto non me ne frega del sociale, non voglio fare nulla sul sociale, eh, niente. Però a un certo punto è successo qualcosa, eh, questi morti mi davano fastidio. Questi, questa continua morte mi dà fastidio. A proposito del ritorno a questo schifo di giornata, che è il 3, eh, questa nuova, no? il 3 ottobre, questa, questa minchiata della giornata dedicata ai morti, eh, in un TG, forse TG1, un TG2, un abitante di Lampedusa è incazzato, urlando contro il, il cronista. Ha detto: Ma che. Eh, qui tutti i giorni è il 3 ottobre, noi vediamo, i nostri bambini vedono solo cadaveri, e allora queste cose ti fanno arrabbiare, sei impotente, però cazzo ti incazzi, no? E allora ancora una volta una bottiglia, una bottiglia utilizzata nel video per, eh, come, come, come oggetto in cui chiudere questa carta, chiudere questo video e buttarlo al mare, no? come se fosse ancora una volta il messaggio di un naufrago eh, gettato, eh, però gettato a, a non, non sappiamo chi, cioè non sempre i messaggi per fortuna arrivano ai destinatari, dei messaggi gettati dai naufraghi si perdono, così come si perdono i corpi. No? Eh, c'è un'altra cosa che volevo dire a proposito di nutrizione scopico però adesso mi, mi sfugge va se mi viene in mente poi ve me la racconto e, e poi dopo niente l'altro invece ecoderogo colpito che è invece è un lavoro su commissione fatto in un progetto PON con lo scientifico stampacchia di Tricase anche questo è un lavoro partito in maniera molto uh, di differente perché c'era stata una richiesta ben precisa, cioè di raccontare la storia sociale della Kite, eh, che è questo ex tabacchificio, dove sono, dove sono le tabacchine, i movimenti operai, le lotte, i morti, eccetera, tutta roba che a me non, non interessava, ma non perché a me non interessa, perché sono dei discorsi un po' strani, cioè i ragazzi che frequentavano il liceo non conoscevano la storia e non è il mio compito farli a conoscere, non mi interessa proprio la storia. E allora. Era secondo me più urgente far sì che questi ragazzi fossero loro a farsi raccontare dal luogo più che loro andare a intervistare. Cioè abbiamo fatto anche un lavoro di, di preparazione, abbiamo intervistato le tabacchine, ex, tab scusate, ex tabacchine, eccetera, ex operaie. Però poi con Stefano De Santis abbiamo frantumato la voce quindi rimangono solo echi di memoria, quindi non rimane una, un racconto una voce, un testo che ci racconta quello che è successo, ma rimangono frammenti come se fosse stata un'esplosione così è successo, nella, nella testa della, della, dei giovani, comunque nostra che non, conosce, che non abbiamo vissuto ancora una volta non abbiamo vissuto in quell'epoca e quindi ci sono giunti e solo e, e, da un'esplosione dei fuochi d'artificio ci sono giunti soltanto le scintille no? però magari delle scintille che potrebbero eh, incendiare allora il punto era proprio quello non raccontare eh, il fuoco successo ma Provare a catturare quelle scintille che potrebbero incendiare oggi e per incendio intendo eh, far scaturire, non eh, la solita, un'altra barzelletta della rivalutazione, eh, rifacciamo risorgere i luoghi, no, non è questo. Ma eh, un interesse anche violento da parte, allora o lo si distrugge il luogo o lo si fa rivivere, non si può tenere lì sospeso, magari si fa un museo, si fa no, allora non so quale potrebbe essere la soluzione, però una scintilla dal passato deve arrivare e deve in qualche modo distruggere o, o, o bruciare o bruciarci. Sì, mi sembra che ci sia un approccio anche simile nel, nelle macerie dell'arcobaleno, più o meno come approccio narrativo. Sempre a proposito di quest'ultimo lavoro, ecco, ehm, appunto, di ecco dal luogo da colpito, eh, qui ti confronti con uh, l'alta definizione. Mi sembra è una novità. È la, primo, la prima volta che accade, oppure li ehm, già confrontato insomma, in altri casi con questo formato. No, in, real in realtà diciamo, tutti i lavori che avete visto sono in mini tv, poi nel 2007 ho preso la, diciamo, una macchina d'alta definizione che è una Canon 7D con cui presa per girare il lungometraggio. E quindi diciamo le ultime cose, quindi Eco, eh, Natura Morta in Giallo, l'ultimissimo che è finito, Deposizione in due atti, sono, e il film il lungometraggio sono in, in alta definizione. Um, sì, quindi non, ma non per un gusto di, di migliorare, perché comunque il, la mini tv che continuo a utilizzare la utilizzo proprio sfruttando le, le incapacità e le imperfezioni della, della mini tv così come anche mi piace utilizzare l'alta definizione quindi in questo caso il full hd della, set, della, della canon però lavorando proprio sul, um, sui filtri quindi ancora una volta nello, nello, nello sfarinare o nello sfaldare l'immagine non renderla iperrealista, no? Iper purtroppo il digitale ha portato questo, ha portato ad un iperrealismo assoluto, no? eh, è violento e spietato, inquadrare un viso con il digitale, se uno ha un brufolo glielo vedi, se uno ha voglia di nasconderlo, eh, tu riesci a vedere anche un chiodino che sta lì, quindi eh, il digitale eh, va, va oltre no? il reale, cioè, eh, tutto ciò che è digitale non è più una copia, no? eh, come era la pellicola, come anche la pellicola fotografica, che è un'impressione una fotocopia del reale. Il digitale è una ricostruzione totale, è matematica pura. Quindi un'inquadratura che io faccio con una macchina digitale e che invece faccio in pellicola sono due cose, anche se ho sempre un viso, sono due cose completamente differenti. Bisogna essere coscienti di questo. Chi si approccia all'utilizzo delle macchine deve conoscere bene, cioè non è la stessa cosa vedere, anche se le immagini sono ugualissime, se, un, se quel viso è fatto con uno scatto fotografico è una, è una copia, è un'impressione, è una sindone. Se invece è fatto con una macchina digitale è 0101010101 che mi costruiscono. Lo stesso vale per la musica, no? Il digitale è 01 che mi costruisce un suono, che mi costruisce una melodia. Quindi è matematica pura, è una ricostruzione totale ed è molto vicina al primo rinascimento, ritornando ai pionieri, quelli che, da salvare. Cioè Piero della Francesca, che erano coloro appunto che. Avevano ancora un piede nella, nella magia, nella, nel, nel medioevo, nel gotico, nel tardo gotico. Cioè c'era ancora questa voglia di, di sperimentare, di ricercare. Le prospettive rappresentate da Piero della Francesca o dai suoi coetanei, Paruccello in modo particolare. Non è la prospettiva vigliacca che trovate subito dopo, non è la prospettiva schifosa che che si abbassa a descrivere il reale non è la fotografia del reale dalla, dalla prospettiva post pier della francesca è arrivata tutta la merda di oggi ci cioè è arrivato il documentario sociale di oggi cioè è, una, è un abbassare e, 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 e mettersi nella merda e raccontare senza eh, senza provare a, a invece a, a, a distaccarsi e a, a, a capire come raccontarlo in quel in quella prima parte, invece, di Rinascimento, c'è ancora una voglia di ricostruire. Quindi, nelle prospettive, se pensate in modo particolare, ripeto, a Piero della Francesca, al battesimo di Cristo, è una ricostruzione totale, cioè c'è Cristo, questa cosa mi piace, mi piace dirla perché, non so se avete in mente, c'è Cristo che viene appunto battezzato e poi accanto c'è un albero. E il corpo di Cristo ha la stessa forma, è lo stesso colore del tronco d'albero. Quindi Piero della Francesca ha ricostruito, non ha rappresentato un uomo, un albero, ha ricostruito un mondo ideale, democratico, assolutamente pari, Cristo uguale all'albero, cosa c'è di più francescano? No? Hai voglia qua, Papa Francesco, a dire le sue cose? No? Cioè, cosa c'è di più, di più francescano, di più eh, umile del battesimo di Cristo di Papa Francesca? E, e quindi in questa prima parte c'è ancora la sperimentazione, c'è ancora la voglia di eh, non di copiare da lì tutto il danno ma di tentare una nuova visione o tentare una visione ecco, differente di quello, che, ho, di quello che, che, gli occhi, che gli occhi vedono non so come mai siamo arrivati a Pia Francesca, però insomma in qualche modo per fortuna ci siamo arrivati adesso però parliamo di Paul Klee che è un riferimento di Eco da, da luogo colpito sì, Paul Klee perché sempre per un discorso anti in qualche modo Insomma, siamo entrati in questo luogo, ma questo è successo sia per Ecodoloco Colpito, ma è successo anche per Mamma di Turchi, che è un altro lavoro che non abbiamo proiettato, cioè che era, è stato girato all'interno della Regina Pagis, e quando sono entrato a vedere questi luoghi, nonostante i drammi successi, quindi in Mamma di Turchi ancora di più, perché sapete benissimo, Regina Pagis, la violenza sugli immigrati, però io stranamente ero, nonostante il dramma e la violenza successo in quel posto, stranamente io godevo della visione, perché mancavano i vetri, mancava semplicemente un edificio orrendo, pieno di piastrelle bianche, un cesso enorme. Però c'era una luce blu che raggiungeva dal mare, molto vicino al mare, e tutto l'interno era blu. Sembrava di stare immersi in una tela di rocco. E, e lo stesso è successo in Ecodogo. Nel momento in cui si è entrati nel, nel, con questi ragazzi, con le professoresse, che dicevano, eh, qua le tabacchine, cosa sono morte, qua, così, così. Cioè io dicevo, ma cazzo? C'è un giallo che ricorda il luogo colpito che è una pittura di Clay. Eh, però il tabacco, poi c'è queste foto, questi vecchi. Queste... Guardate, abbiamo visto: insomma, ci siamo appassionati a questo giallo, quindi questo giallo, questo, questo seco, cosa di più? No? Poi il giallo, questo tono che, che, che è il tono, no? qualcuno dice della febbre, no? della malattia. E, e, e il giallo presente, il giallo, i, i toni autunnali, ecco il giallo marrone. In, 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 in quell'edificio subito mi avevano portato a questo, a questo meraviglioso lavoro di quest'altro meraviglioso artista appunto che è Paul Clay, che è un luogo colpito, che è un lavoro coraggioso in quanto eh, cosa c'è di coraggioso? C'è un, un paesaggio ma c'è una, una, una freccia, una freccia nera potente, solenne, pesante, che giunge per indicare un luogo che, in cui succederà o è successo qualcosa o dovrà avvenire qualcosa. E allora questo è sembrata la chiave per entrare nel, ten nel tentativo di farsi raccontare da questo luogo. Ehm, Clé, quindi il titolo arriva proprio da lì. E il discorso con Stefano è stato proprio questo. Lo allora dividiamo in due parti il film. Una prima parte sporca, amatoriale, come se fossi i ragazzi a farla con, una video con un cellulare, una cosa. Ma il momento in cui entrano anche l'audio molto sporco, molto rudimentale, entrano nel, nel, nellex tabacchificio, tutto deve bloccarsi, bisogna cadere in un impianto in in da Francesca, bisogna ritornare, cioè bisogna morire, nel senso, deve essere il luogo eh, a raccontare, questa gente deve perdersi, così come ci si perde no? nei momenti in cui si ricorda. Quando noi ricordiamo, ricordiamo non parole, ma noi ricordiamo per immagini. no? Quindi l'immagine è molto forte, no? l'immagine è il verbo, no? dice, si dice nella Bibbia. Quindi il vero verbo è proprio l'immagine. E, e quindi lo scarto è stato questo, quello di iniziare con un approccio amatoriale per avere invece un contrasto netto con questa stasi, eh, con questo luogo, con questa pesantezza del passato, con il fardello della memoria che non ci deve intaccare e se ci intacca ci deve ammazzare. Ehm, questo luogo però, così come tutti i luoghi che in cui ci piace, che mi piace indagare, eh, sono sti luoghi abbandonati, nei resti di Bisanzio ci sono gli eremi, eccetera, li considero uguali, cioè un eremo bizantino per me è ugualissimo, ha la stessa importanza di un edificio degli anni 70, di una casa degli anni 70 distrutta, di un supermercato abbandonato hanno la stessa importanza per me non è più importante un affresco bizantino di un edificio degli anni ottanta abbandonato hanno la stessa importanza in quanto trovo che siano delle identità cioè siano dei, dei corpi non dei corpi morti ma dei corpi morenti e in loro c'è tutta questa rabbia e questa forza che la si sente e la si annusa solo in un corpo che sta per morire quando uno sta per morire in tutti i modi si aggrappano eh, con i denti, con le unghie, con, la, con le feci, con, i, con tutto il corpo alla vita. No? E in questi corpi in questi luoghi corpi. Eh, questi luoghi, corpi mi piace considerarli degli eroi morenti e di conseguenza a loro, almeno sul lungometraggio, e anche in questi lavori, è, è destinata e dedicata tutta la parte, tra visivamente, tra più, eh, più, più pacata, più solenne, più. Più bella tanto per intenderci, no? quindi le, le immagini più, eh, più rarefatte, più, più statiche, eh, come se fossero quasi delle radiografie, anzi delle gastroscopie di questi corpi morenti. Benissimo. Volevo sapere se ci sono delle curiosità o delle domande. Sempre lavorato senza della voce. Sì. Nel lungometraggio, eh, nel lungometraggio c'è dura 70 minuti, però è, è proprio due o tre frasi. Ma ci sono delle frasi ma non hanno importanza, cioè sono dette così. C'è un punto in cui c'è un falegname che dice delle cose ma non si capisce quello che dice. Ehm, solo alla fine uno dei tre protagonisti che sono questi tre, tre personaggi, tre ragazzi che vivono nella, nella zona del capo di Leuca legge, si rivolge verso il pubblico e si astrae dal film e legge una cosa molto, diciamo, abbastanza violenta, um, altrimenti no. Nell'ultimissimo, che è questo piccolo lavoro che è stato fatto su commissione, che sta per chiudersi, che si chiama Deposizione in due atti, invece c'è una voce che però fa parte del discorso musicale, cioè c'è una musica fatta da, de San, da Stefano Urcuma, che è partito da un racconto, da una filastrocca um, registrata da una signora del suo paese di Tuglia. Um, che però ha smontato ancora una volta, quindi si sente questa voce, però a un certo punto si smonta e diciamo, si frantuma il discorso testuale eh, parlato. Lara, vuoi aggiungere qualcosa? No. Io volevo ringraziare veramente tutti voi che siete qui e soprattutto voi due che insomma, ci avete dato un po' un, una panoramica dei lavori di Carlo, e ci avete fatto attraversare spazio-tempo ma rendendo tutto presente senza passato e futuro ma con, concentrando tutto insieme. E quindi vi ringrazio ancora, ringrazio Carlo, ringrazio Gianluca per la ricerca e soprattutto per il dialogo e per averci fatto conoscere le opere di Carlo Michele Schirinzi.